la squadra in Serie C, in Serie C, Serie C, Serie C. Ragazzi, siamo con Leandro Guaita nel primo episodio di Io Proprio Io. Buongiorno a tutti. Leo, qual è il tuo genere musicale che ti piace di più? Io sento un po' tutta la musica. Dipende l'occasione normalmente, no? Però di solito preferisco il reggaeton, bachata. E quindi qual è la tua canzone preferita? La mia canzone preferita cambia ogni giorno. È quella che si mette di moda, quella che ti fanno ballare di più sono quelle più belle, eh? Sì. Invece passiamo a un'altra domanda. Qual è il piatto lucano che ti piace di più? Il piatto lucano, allora gli straccini si dice, vero? Sì. Con strascinati, quelli mi fanno impazzire, sì. Qual è il tuo sogno calcistico nel cassetto? Il mio sogno calcistico ormai è rimasto nel cassetto, perché ormai sono grande, uno sempre sogna sin da piccolo con nazionali e tutto quello, quindi quello diciamo che è passato, però andando avanti i sogni si aggiornano. Il mio sogno ora come ora è arrivare col Potenza il più alto possibile e spero rimanere ancora a lungo finché finì la carriera qua. Invece la mia domanda, da 1 a 10, qual è il grado di simpatia verso i tifosi del Potenza? 11. No, mi hanno fatto loro trovare molto bene e questa è una delle cose più importanti che ho tenuto in conto per tornare qua. Invece la mia domanda è descriverci con una parola, un aggettivo, la piazza di Potenza. Straordinaria. Va bene come aggettivo questa qua? Sì. No, sinceramente è molto bello, ci hanno una carica in più, sono fantastici. Invece un tuo gesto scaramantico prima di entrare in campo? Io non credo nelle scaramanzie, no, non credo. È normale che ogni giocatore, ogni allenatore, presidente, tutti quanti ha qualcosa che ti rassicura di più. Però alla fine conta come stai con la testa e tutto quanto. Sicuramente io mi affido tanto a Dio in primis e poi al lavoro fatto in settimana. Quali sono le cose che mi rassicurano di più a me? Qual è il giocatore a cui ti ispiri? Allora, io è normale, io cerco di guardare sempre il meglio e il peggio dei giocatori, dei top che fanno nel mio ruolo, no? Qua in Italia c'è Douglas Costa, che mi piace tantissimo, Cuadrado, guardo molto la Juve, principalmente loro due mi fanno, anche degli altri imparo e soprattutto guardo le mie cose, cerco soprattutto di trovare i difetti e migliorarli. Sì. A proposito di giocatori, descrivici con una sola parola Maradona. Maradona, con una parola, impossibile. Impossibile. Impossibile, però non si può, perché è molto complesso, è molto impossibile, sinceramente. Però sì che ci ha dato grandi soddisfazioni a livello calcistico. Poi viene la persona e quello è diverso purtroppo, però sicuramente parlando a livello calcistico insieme a Messi sono stati i calciatori più grandi della storia. Raccontaci invece una tua birichinata fatta da bambino. Da bambino? No, vabbè, io parlando sempre del calcio, no? Di solito noi quando eravamo bambini ci allenavamo, però non lo dovete fare voi. Quando ero bambino e ci allenavamo di sera e mi ricordo che lasciavamo tutte le borse fuori lo spogliatoio perché era un complesso troppo grande, quindi lo spogliatoio era lontanissimo, quindi lasciavamo le borse lì. Quando eravamo bambini, e quando il prof ci faceva correre, da volte ci nascondevamo dietro le borse, dietro gli alberi, per non correre di più, che ci facevano correre troppo. Poi però
facevamo tutte le cose fisiche, le facevamo comunque, però da volte ci stava qualche risparmio. Ringraziamo Leo Guaita per questo primo episodio di Io proprio io è tutto. Passate nelle pagine Instagram e Facebook e sul sito Potenza Rosso Blu. Quindi per questo video è tutto. Un Forza abbraccio a Potenza! tutti.